Garantire incentivi economici ai medici che lavorano ai pronto soccorso, ma anche aprire i numeri chiusi delle facoltà di medicina per avere maggiore disponibilità tra i più giovani ai servizi di emergenza. Sono alcune delle proposte finite questa mattina sul tavolo del direttore generale dell'ASL di Salerno, Gennaro Sosto, che ha affrontato il dramma dei pronto soccorso anche in provincia di Salerno, a partire da quanto sta accadendo all'ospedale di Sarno, dove l'emergenza finisce per diventare quasi ogni giorno cronaca nera. Ad essere stati ricevuti dal manager il primo cittadino di Sarno, Giuseppe Canfora, ma anche il direttore sanitario Rocco Calabrese, il primario di chirurgia generale Giuseppe Corrado e Franco Robustelli, consigliere comunale. So bene che il problema riguarda tutta la Campania e tutta l'Italia, perché la carenza di medici e soprattutto quelli che formiamo e scappano, oramai si contano quasi 1000 medici annualmente che vanno via, che vanno verso l'estero, ma questa è una patologia gravissima, perché noi li formiamo e poi vanno via. C'è bisogno di razionalizzare al meglio, di potenziare il pronto soccorso anche con incentivi economici e con assicurazioni anche più favorevoli, perché è assolutamente così. Se non si incentivano i colleghi con economie più forti, effettivamente diventa complicatissimo trovare chi vuole andare al pronto soccorso. Presente al confronto anche Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, che ha ribadito la problematica da tempo, uno dei cavalli di battaglia anche del presidente Vincenzo Di Luca. In questo momento abbiamo un problema di carattere generale che riguarda la carenza assoluta di risorse, in particolare i medici di emergenza ed urgenza, di cui c'è una carenza in tutta Italia, e ovviamente c'è una sofferenza specifica in Regione Campania. C'è una difficoltà a reperire risorse, c'è una difficoltà a mantenere in piedi la struttura sanitaria e le strutture di emergenza. Ovviamente si sta cercando in ogni modo con la direzione generale dell'ASL di trovare delle soluzioni appropriate che consentano di poter garantire i livelli di assistenza ai cittadini e soprattutto il mantenimento di un pronto soccorso, che è essenziale anche perché serve un lato della nostra regione, un'area che ha bisogno di questo punto di pronto soccorso. Prima del sindaco di Sarno erano stati ricevuti dal manager anche i sindaci di Oliveto, Citra e Contursi Terme, che al termine dell'incontro si sono detti soddisfatti per la risposta ottenuta sulla paventata chiusura del reparto di cardiologia dell'ospedale di Oliveto. Risposte prospettiche positive, per cui adesso siccome siamo sindaci, organi di derivazione della gente, noi portiamo adesso alle nostre popolazione le risposte positive e poi aspettiamo i fatti, perché i fatti hanno la testa dura e la memoria lunga. Il nostro ospedale, che è, diciamo, un'eccellenza, quindi una necessità di conservare almeno lo status attuale.